Si è parlato molto di giovani in questo sinodo, il tema dell'intergenerazionalità è stato anche inserito tra i vari punti all'ordine del giorno da discutere, ma si parla molto di giovani anche, diciamo, nella Chiesa Valdese del ramo sudamericano, nell'Iglesia Valdense, che sta lavorando molto con i giovani ultimamente, tant'è che è stata creata un'equipe composta da varie persone, tra cui questi tre giovani che abbiamo qua con noi, che sono quattro pellice in questo periodo, ma che appunto in Sud America, nelle chiese del Rio della Plata, lavorano proprio con i giovani. L'equipo, come si chiama, Miriam? Equipo Re Quinto. Miriam, Emanuele e Florencia sono tre membri di questa Equipo Re Quinto. Come nasce, perché nasce e che obiettivi si pone questa Equipe? L'Equipe nasce dal progetto Renascimento, che è stata opera della Messa Valdense qualche anno fa. Un progetto che è stato presentato alla SEVA e dopo la pandemia, con la prospettiva di un cambio intergenerazionale che non è stato possibile per colpa della pandemia. Vedendo questa assenza di giovani e questa difficoltà di passaggio, si è deciso di creare un'equipe, un progetto che potesse aiutare a rendere più forte i legami con i giovani e le giovani della Chiesa. Il progetto è stato presentato un paio di anni fa alla SEVA, è stato approvato, è stato un po' cambiato perché anche le persone giovani hanno voluto dire la loro e quindi è stato adattato un po'. E a ottobre dell'anno scorso sono state fatte le selezioni per questa squadra, questa Equipe, che poi ha deciso di chiamarsi Equipe Re Quinto, con l'idea che ci fosse un referente, una referente per ogni territorio. Non è stato possibile. Non è stato possibile perché la maggior parte eravamo dello stesso territorio. Eravamo in cinque e qualche giorno fa uno di noi ha rinunciato, per cui siamo rimasti in quattro, di cui tre siamo presenti in questo momento. Molto bene, dai. Queste quattro persone ovviamente lavorano insieme. Emanuele, qual è stata un po' la tua visione di questa Equipe? El objetivo central del equipo ha sido el trabajo desde una óptica intergeneracional, poder unir, digamos, las diferentes partes de lo que es nuestra iglesia en un mismo concepto y que se pueda empezar a andar en conjunto, digamos, ya no fraccionados, digamos, por los diferentes sectores que la conforman, sino poder hacer algo en conjunto porque entendemos que es la fortaleza y la posibilidad de sostén también de lo que es la Iglesia toda. Además, también entendemos que hay una distancia y de alguna manera una ausencia entre la escuela dominical y la juventud, etapa de la vida en la cual ha sido difícil poder encontrar formas y poder encontrar mecanismo para trabajar con estas personas. Entonces, un poco el objetivo del equipo también es poder unir, digamos, estas dos etapas y poder plantear, generar estrategias para el sostén justamente de estos niños que salen de la escuela dominical para que se mantengan dentro de la iglesia de forma activa y en otros espacios ecuménicos y así lograr una continuidad también dentro de la misma. Chiediamo a Miriam di tradurre, anche se qualcosa abbiamo inteso, questo collegamento, questa presa in carico un po' a 360 gradi dell'aspetto giovani, giusto? Esatto. Da una parte l'intergenerazionalità, quindi l'idea che la voglia della Chiesa di lavorare viene dall'incontro, e dall'incontro intergenerazionale, e quindi non solo focalizzato a operare, quindi lavorare solo con i giovani, ma per rendere la nostra Chiesa un tutt'uno. E dall'altra la voglia di riempire un vuoto che c'è in particolare nel Rio della Plata fra la fine della scuola domenicale e l'entrata nella chiesa. Il precatechismo e il catechismo, come li conosciamo qui, non sono presenti in Uruguay e Argentina. Quindi in effetti ci sono degli anni di vuoto. Per cui per riuscire a mantenere la presenza delle preadolescenti e adolescenti nella chiesa vogliamo riuscire a creare una referenza anche per tutte le persone. Bene. Florencia, la tua opinione? Bueno, para mí una cuestión bastante importante de este equipo es el trabajo en conjunto con el movimiento juvenil valdense también en sí mismo, no como algo externo, bueno, de hecho, nosotros también somos parte del movimiento juvenil,
Y me parece importante destacar el vínculo, digamos, con la CAJ, que es la Coordinadora de Actividad Juvenil del Río de la Plata, el vínculo cercano y el trabajo en conjunto con ellas y ellos. Y después, como en visión por ahí un poco más a grandes rasgos o más de arriba, bueno, nosotras siempre destacamos como la importancia de que realmente estamos trabajando porque elegimos este trabajo, porque elegimos habitar estos espacios de la iglesia y por, de alguna manera, como volver a un lugar en el cual nos sentimos cómodas y cómodos y poder recuperar como ciertos sentires que también la iglesia nos da en este tipo de actividades. Ha creato un altro legame, questa volta con l'unione giovanile proprio. Esatto. In Uruguay Argentina esiste il Movimento Juvenil Valdense, che è il movimento dei giovani e delle giovani, che è coordinato da 4 persone, giovani anche, 2 in Uruguay e 2 in Argentina, e lavoriamo a stretto contatto con loro, perché pensiamo che comunque il protagonismo sia del movimento juvenil e non sia nostro. E dall'altra parte, la seconda parte del suo discorso, è una cosa a cui teniamo molto, che è la scelta di essere qui, di lavorare nella Chiesa, per renderla anche la Chiesa un posto in cui stare bene e in cui le persone, anche le persone più giovani, si possano sentire bene, ridare un sentimento di appartenenza e un senso al fatto di essere Chiesa insieme. Bello, molto bello. Prossimi obiettivi, cosa avete messo in campo? Vai Miriam, non so chi vuole. L'anno prossimo ci piacerebbe fare una formazione per referenti giovanili, quindi dando gli strumenti per poter creare gruppi o aiutare gli spazi in cui ci sono già gruppi di adolescenti, spazi di adolescenti. Una formazione che speriamo che poi possa dare i suoi frutti quando questa equipe non esisterà più, perché l'idea è che sia su 3 anni il nostro lavoro e che dopo questi 3 anni ci sia già una rete possibile di sostegno in cui non è necessario il nostro contributo. E quindi sarà riuscire a creare questa rete in tutte le comunità, in tutti gli spazi della Chiesa. Beh, un obiettivo impegnativo. Emanuele, sei mai stato qua in Italia? Prima volta a Torre Pellice? Nelle valli? No, è la quarta vez. Quarta? Wow! La quarta vez che sto acá. Estuve 2 veces en el 2013, la primera vez por un intercambio, por un escambiamente, era el nombre, en donde hemos venido un grupo del Río de la Plata para acá y un grupo italiano fue para el Río de la Plata. La segunda vez vine como representante de CAJ, porque en ese momento estaba en la Coordinadora de la Actividad Juvenil para el Congreso de la FJEI, acá en Italia. Y después he estado el año pasado para los campamentos internacionales de Agape y este año nuevamente ya retornando como parte del staff de uno de los campamentos y como acampante en el resto también. Ok, abbiamo capito che è venuto già più volte in Italia. E magari sottolineare che grazie anche alle reti che si creano fra una parte e l'altra dell'oceano, fra cui appunto Scambiamente, che è stato l'ultimo scambio che si è fatto, i contatti con la FJEI e Agape, che è anche il motivo per cui siamo tutti e 3 qua oggi. Sono stati i campi internazionali di Agape. Faccio anche a Florence la stessa domanda. Sei già stata in Italia la prima volta? Prima volta. Prima volta. Sì, sì, sì. Principalmente per ir a Agape, okay. A los campamentos, pero bueno, también por lo que dijo Mima, de establecer un poco estas redes entre los lugares distanciados por el océano. E quali sono le tue impressioni? Moltas. Me gustó mucho la experiencia de Agape, no creo que pueda compararla tal vez con otra cosa que haya experimentado. Y me sentí muy, muy bienvenida, digamos, en un espacio. Es un espacio, los espacios de campamento son espacios en los que yo me siento muy cómoda, en general creo que son como espacios privilegiados, también allá en el Río de la Plata, los campamentos. Pero me generó como mucha emoción y a la vez también mucha sorpresa de la intensidad de temas y de cuestiones que se fueron conversando, que la verdad que son
muy interesantes y me parece un espacio de formación y de educación increíble. Los campamentos como espacio de educación me parece muy, muy interesante. Miriam, te vuoi riassumere quello che Florencia ci ha raccontato? Sì, raccontava un po' delle sue sensazioni nei campi di Agape. Diceva che sì, in Uruguay e Argentina sono molto molto importanti i campi, sono di fatto l'evangelizzazione stessa dei giovani attraverso i campi ed è qualcosa su cui come equipe ci concentriamo molto, ma non era mai stato uno spazio simile ad Agape in cui fossero così intensi e così interessanti gli argomenti di conversazione. E, spazio di educazione? È come spazio di educazione privilegiato. Quasi formazione, esatto, proprio. Di formazione. Buon lavoro, buon ritorno a tutti e tre, grazie. Perché anche Miriam torna in Sud America. Buon lavoro per la vostra equipe Orequinto. Grazie, grazie a voi. Grazie per lo spazio.